Buongiorno a tutti, io sono Liliana Marchesi e sono l'autrice di Lacrime di Cera, questo romance distopico che è uscito quest'anno in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, grazie appunto alla Dark Zone che ha voluto credere in me, pazzi, e in questo progetto. Allora, Lacrime di Cera è un romanzo che era precedentemente uscito attraverso l'autopubblicazione, infatti io sono un'autrice che è nata come autrice self e scrivo da diversi anni. Ho iniziato scrivendo paranormal romance, ma poi ho scoperto questo mondo bellissimo della distopia che mi permette appunto di spingere i miei personaggi al limite in questi scenari folli creati dalla mia immaginazione e sarà proprio attraverso uno dei miei personaggi che vi parlerò di questa storia, perché io potrei annoiarvi, quindi ci penserà Camille. Camille, te la senti? Certo, certo. A dopo. Prego. Accordati. Sei sicura? Devo parlare lì dentro? Sì, Camille, devi parlare lì dentro. Ne sei sicura? Ti ho detto di sì. Non vedo nessuno. No, ma loro ti vedono. Non mi vedo. Ok. Dio, scusate, sono emozionata. Non sono mai stata fuori da un libro. Allora, io sono Camille e sono la protagonista di Lacrime di Cera e sono cresciuta in questo palazzo. Sono cresciuta in questo palazzo in cui mi è stato detto che non c'era nulla al di fuori. Scusate, sono un po' sgrenata. Mi è stato detto che non c'era nulla al di fuori del palazzo, nessuno poteva uscire, tutto il giorno. Tutto il giorno buttato in queste sale di ricevimento, a fare i merletti, a ballare con lo sguardo di Roman perennemente posato su di me ad angosciarmi. E finché un giorno mio padre ha ben pensato di promettermi in sposa proprio a Roman. Roman. Camille! Un caro ragazzo. Scusate, un caro ragazzo. Figlio dell'imperatore sovrano. Roman non mi ha mai convinta. Sapevo che c'era qualcosa che non andava, che mi nascondeva qualcosa. E così, di notte, sono riuscita a trovare dei vestiti da uomo, sono scappata dalla mia stanza e ho cominciato a vagare per il palazzo finché non ho scoperto un sotterraneo segreto dove ho rischiato la vita. Ho rischiato la vita, ma lui mi ha salvata. Lui mi ha salvata e mi ha aiutato a scoprire che al di fuori del palazzo non è vero che non c'è niente. Non credere a quello che vi dico. C'è ancora vita. Sì, io l'ho vista. E dai, Camille, di qualcosa. Non ti perdere. Cos'altro devo dire? Non posso raccontare tutto. Devono leggerlo il libro. Che altro vi posso parlagli dire? Di lui. Lui. Un automa di cera. Io sono innamorata. Ma no, non dirglielo. Cancellato. Sì, lui è un automa di cera, perché nel palazzo la servitù è composta da automi di cera, ok? Quindi
Io avevo Tania, la mia cameriera, che tutti i giorni mi strizzava in questi bustini. Scomodissimi. E poi nei corridoi c'erano gli automi che ti aprivano le porte, gli automi che suonavano i balli, che suonavano musica bellissima. E anche lì mi hanno fatto credere, ma non posso dire, come faccio? Come faccio? Ascoltate, la mia vita, grazie. Ti ho sentito, Scherzavo. La mia vita è un susseguirsi di scoperte, di colpi di scena. Quello che posso dirvi io... Ma perché proprio l'800? Ok. Quello che vi posso dire io è che la mia storia è una storia d'amore, ma ricca di colpi di scena, di emozioni, di adrenalina, di passione. Per quello ti ringrazio. Vorrei ben vedere. Se vorrete seguirmi in questa avventura, scoprire questo... Sembra un po' grassa questo... Ma smettila. Se vorrete seguirmi in questa avventura fantastica e veramente ricca di emozioni, io sarò felicissima e cercherò di non annoiarvi, di non essere la classica protagonista che prenderà sia sbelle dal mattino alla sera. Insomma, cerco di essere un po'... cazzuta, ma ce l'hai a fare la serie un attimino, scusami, sì, va bene, scusa, e adesso mi fanno segno di tagliare, ok? E niente, insomma, io che vi posso dire, leggete la mia storia, perché è solo attraverso le vostre emozioni che io posso vivere davvero, e per questo, a nome della mia autrice, vi ringrazio. Perché ogni qualvolta leggerete di me, io sarò viva, solo grazie a voi. Ora me ne vado. Torno nel libro? E direi di sì. Ciao. Guarda che libro è di qua, ce l'ho io. Non so, io sono un po' imbarazzata. Scusatela. Però vabbè, dai, l'emozione era la prima volta che usciva dal libro e... L'emozione si sa, gioca brutti scherzi. Allora, niente, quindi Camille vi ha raccontato brevemente, vi ha introdotto brevemente quella che è la sua vita, la sua storia. Lacrime di cera è un romance distopico, una storia d'amore ambientata nel futuro, e siamo in una Russia distopica che però, pur essendo ambientata nel futuro, appunto questa storia rispolvera quelle che sono le usanze e i costumi dell'Ottocento, quindi siamo un po' nella Russia dell'Ottocento in stile Anna Karenina, per intenderci, sfarzo, balli, lusso. Ma non c'è solo questo, ovviamente. In Lacrime di Cera c'è questa contrapposizione tra un futuro antico e un futuro innovativo, molto innovativo. Come vi diceva Camilla, all'interno del palazzo ci sono questi automi di cera che sono praticamente degli automi delle sembianze umane con la pelle ricoperta di cera in alcuni punti. Non posso svelarvi troppo su di loro, sulla loro origine, perché è veramente segretissima. Ma quello che posso dirvi è che io faccio sempre un po' fatica a parlare di questo romanzo, ma dei miei romanzi in generale, un po' perché sono impacciata io di mio, e sono un po' più brava sulla carta che face to face. Ma un po' anche perché a me piace veramente riempire le trame di colpi di scena, mi piace cambiare le carte in tavola, stupire il lettore,
amo essere imprevedibile e anche un po' originale, forse questo video l'avrà già fatto capire. Vi stavo dicendo, se ogni tanto perdo la tangente, scusate, quando scrivo prendo appunti, tranquilli. Niente, quindi per me è difficile perché veramente rischio di cadere nello spoiler come niente. E scusate, i capelli. E di là, non ho fatto in tempo dalla parrucchiera. Su questo set cinematografico qua, manca trucco e parrucco. Vabbè. Comunque, scherzi a parte, tranquilli che un'intervista mia, un video mio serio non lo troverete mai in rete. Torniamo a Lacrime di Cera. Quindi, Lacrime di Cera è uscito al Salone Internazionale del Libro di Torino, grazie alla Darkzone. Lo trovate online, sia sul sito della Darkzone che su Amazon in versione ebook cartaceo. Potete ordinarlo nella vostra libreria di fiducia. Potete scrivermi se lo volete con la dedica, ve lo mando con la dedica. Insomma, che altro dire? Io vi ringrazio innanzitutto che siete arrivati fino qua nella visualizzazione del video e non vi siete annoiati. Spero di non avervi annoiato. E niente, se vi va di comunque seguirmi nei miei progetti, sicuramente sul sito della Dark Zone potete trovare altre informazioni oppure sul mio sito internet che è www.lilianamarchesi.it. E niente, non mi resta che augurarvi buona lettura, invitarvi nuovamente a leggere il mio romanzo e niente, io e Camilla vi mandiamo un bacio. Grazie ancora e buona continuazione. Ciao!